si dice sempre che in caso di divorzio la casa resta sempre alla moglie. Questa affermazione, per quanto statisticamente probabile, non è corretta. La legge dice solo che la casa resta al genitore con cui vanno a stare i figli. A conti fatti, però, tale coniuge è quasi sempre la madre, ragion per cui la premessa da cui siamo partiti, quella secondo cui la casa resta alla moglie, è difficilmente contestabile. Ma quando la casa rimane al marito, cerchiamo di tracciare tutti i casi in cui l'uomo, proprietario o comproprietario dell'abitazione familiare, vi può rimanere. Ve ne voglio parlare sinteticamente e schematicamente in questo video, ma prima iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle ultime novità del mondo legale e vi assicuro che la prossima stagione di questo canale ne vedrà delle belle. Provare per credere. Sigla. La legge. Come impugnare una multa per autovelox? Sì, quanti motivi di ricorso. La multa ti deve arrivare a casa entro 90 giorni e sul verbale deve essere indicata la data dell'ultima taratura, che non può essere anteriore di oltre un anno. Tutto questo e molto altro su La legge per tutti, il libro che ti spiega i tuoi diritti e i tuoi doveri. Lo puoi trovare in tutte le librerie e anche su Amazon. Questa è la legge. Il giudice può decidere l'assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale solo in caso di coppia con figli minori, figli maggiorenni non ancora autosufficienti, figli portatori di handicap. In particolare, il diritto di abitazione spetta al genitore con cui i figli andranno a vivere, indipendentemente dal fatto che sia stato quest'ultimo a generare la crisi del matrimonio. Scopo infatti dell'assegnazione della casa coniugale è tutelare i figli e non già il coniuge, per garantire a questi ultimi di continuare a vivere nello stesso habitat domestico in cui erano cresciuti fino al giorno della crisi coniugale. Il giudice quindi non può decidere l'assegnazione della casa quando la coppia non ha avuto figli, o quando i figli sono frutto di precedenti relazioni, o quando i figli vivono già da soli, o quando i figli sono già autonomi economicamente e possono permettersi di vivere da soli. Queste regole valgono sia per le coppie sposate che per quelle di conviventi. E quindi è errato il luogo comune secondo cui, per non perdere la casa, basta andare a convivere. La casa, pertanto, resta al marito quando il giudice colloca i figli presso il marito e non presso la moglie. Si tratta di un'ipotesi rara, ma non impossibile. Il giudice, infatti, deve decidere sempre secondo il maggiore interesse della prole. Pertanto, quando il padre dimostra che la moglie non è in grado di badare ai figli, questi vengono collocati presso il padre stesso. Attenzione, l'incapacità non viene valutata sotto un aspetto economico. Alle eventuali incapacità reddituali deve infatti far fronte anche l'ex, ma sotto un profilo educativo ed affettivo. La casa resta al marito quando la moglie ha intenzione anche di trasferirsi e vivere altrove. E lo stesso dicasi quando i figli sono già grandi o vivono per i fatti loro. Ed è inutile dirlo, la casa resta al marito, sempre che lui ne sia proprietario, quando la coppia non ha avuto figli. Se la casa è in comunione dei beni o cointestata, si procede invece alla sua divisione. La casa può restare anche solo parzialmente al marito quando si tratta di un immobile sufficientemente grande da poter essere diviso in due distinte unità immobiliari senza grossi stravolgimenti. L'assegnazione della casa familiare cessa quando il coniuge beneficiario si trasferisce altrove, quando i figli diventano indipendenti dal punto di vista economico, quando i figli perdono il diritto al mantenimento perché sono ormai autonomi, quando i figli perdono il diritto al mantenimento perché hanno raggiunto la possibilità di mantenersi da soli e tuttavia non si sono dati da fare per cercare un lavoro. Abbiamo detto che il giudice assegna al genitore collocatario dei figli la casa coniugale. Non può quindi assegnare la seconda casa o quella a uso investimento. Questo significa che se il marito è proprietario di un immobile ma la propria famiglia vive altrove, ad esempio in affitto, il giudice non assegnerà questo immobile all'ex moglie. Quindi, amici miei, avete capito come fare in modo di proteggere la casa dall'assegnazione all'ex coniuge? Semplice, non andarci a vivere. Magari andare a vivere in affitto e la casa di proprietà darla in affitto o comunque non abitarla stabilmente. In questo caso il giudice non potrà mai assegnarla al genitore collocatario dei figli perché quella non è l'abitazione familiare. Sapete perché? Perché questa è la legge.
È la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.